Sono Martina Carfani di Non Una di Meno Torino e siamo qui in Piazza Carignano perché sta per iniziare la seconda parte della nostra giornata di lotta. Stamattina siamo state in Piazza Castello, piazza nella quale ci sono stati tantissimi interventi che hanno riportato esperienze, dirette di interruzione volontaria di gravidanza e di aborti anche prima della legge 194. Abbiamo lasciato in piazza un'installazione che rappresenta appunto con le grucce di ferro il prezzemolo, rappresenta appunto tutti gli oggetti che venivano usati per l'aborto clandestino. E abbiamo voluto intingerli nel sangue e lasciare alla regione le nostre mani di sangue, che sono appunto tutte ancora le umiliazioni e i dolori che dobbiamo subire per interrompere la gravidanza ancora oggi, a causa proprio di queste associazioni antiabortiste e degli obiettori di coscienza, che sono ancora tantissimi nella nostra regione. Negli ultimi giorni abbiamo costruito un appello per le operatrici dei consultori affinché si crei un'opposizione anche interna e abbiamo anche fatto un mail bombing alla regione Piemonte, che a quanto pare ha avuto ottimi effetti vista la risposta della regione che ci è arrivata stamattina. Ovviamente la risposta che ci è arrivata non è per nulla accettabile per noi, ci chiediamo come sia possibile che la priorità della regione in questo momento, così complicato per la salute sia quella di inserire queste associazioni nei consultori e nei luoghi della salute. Per noi bisogna combattere il virus, non il nostro diritto all'autodeterminazione. Ed inoltre riteniamo che sia importante, se si vuole davvero sostenere una maternità consapevole, favorire la contraccezione libera, un'educazione sessuale all'interno delle scuole e soprattutto investire nel welfare pubblico. Non c'entra nulla l'abbattimento del diritto all'aborto. Ecco, solo una domanda. Quali sono le organizzazioni e associazioni che la Regione Piemonte vuole mettere all'interno delle strutture mediche? Sono appunto le associazioni cosiddette pro-life o pro-vita, che in realtà noi chiamiamo anti-choice ed anti-abortiste perché sono associazioni cattoliche di estrema destra che utilizzano, diciamo, in qualche modo la scusa, del sostegno alla maternità per infiltrarsi all'interno dei consultori e che fanno di tutto per convincere le donne, le persone gestanti a non abortire. Questo accade tutti i giorni, lo abbiamo visto con la nostra inchiesta. Da novembre ad oggi abbiamo portato avanti un'inchiesta nella quale ci sono state tantissime testimonianze di questo tipo, dove appunto veniva riportato che nei consultori e negli ospedali spesso si prova a convincere la donna a non rispettare la propria scelta di non portare avanti la gravidanza. E oltre a questo, spesso queste associazioni propongono degli aiuti economici per qualche mese, cosa che evidentemente mette in difficoltà soprattutto le donne e le persone gestanti meno abbienti e che però non può rappresentare assolutamente una soluzione concreta a nessun tipo di problema, perché la maternità è una scelta di vita che non dura solo qualche mese e quindi noi riteniamo che sia inaccettabile che vengano usati tutti questi stratagemmi per convincere le donne a scelte che sono diverse da quelle che vogliono. Grazie.